A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti da Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Traders Magazine Italia, una serata dedicata alla cultura finanziaria, dedicata ad una importante strategia di trading illustrata da un grande trader professionista quale è Luciano Locasto. Luciano Locasto ha iniziato a fare trading quando ancora non aveva compiuto la maggiore età, il che è tutto dire, e malgrado la sua relativamente giovane età, sono ben 17 anni che fa trading sui mercati. Persona estremamente conosciuta al mercato italiano, riconosciuta come grande professionista, ci illustrerà questa sera una strategia di trading originale che lui ha tratto dal grande contributo che ha dato nella costruzione di un prodotto di Traders Magazine Italia dell'Istituto Svizzero della Borsa, appunto il Professional Trading, da cui è stata estratta una pillola di una strategia che verrà illustrata questa sera da questo grande professionista, appunto, che è il nostro Luciano Locasto. Luciano Locasto ha incontrato nella sua carriera professionale l'Istituto Svizzero della Borsa, con cui ha avuto una grandissima occasione di confronto con altri grandi professionisti dello staff dell'istituto, e ha ulteriormente affinato e maturato la sua capacità sulla la sua strategia professionale per fare trading di successo. Questa sera, quindi, una pillola di cultura veramente importante, una pillola di cultura di grande qualità che ci è portata da questo grande professionista. Sul sito di Traders, ormai da alcuni giorni, vedete il banner di ATFX, di ATFX, banner che sta a significare, sta in qualche modo a sancire una forte collaborazione che è nata con questo broker che oggi stasera è presente con il nostro webinar attraverso Pamela Ciaparro, che è collegata con noi dal desk di Londra di ATFX. Pamela farà poi un intervento nel corso di questo webinar per andare a illustrare le caratteristiche dell'offerta di ATFX. Vi annuncio fin da ora che questa collaborazione sta dando origine, ha dato già origine a una forte possibilità di offerta di grande convenienza per il nostro pubblico, e avremo modo di parlarne sia in questo webinar che nei webinar prossimi, futuri, che andremo a sviluppare ulteriormente in collaborazione. Sono tutti webinar a forte caratteristiche e contenuto didattico, contenuto che è utile per poter far sì che acquisiamo quelle giuste strategie, quelle giuste metodologie dalla voce degli esperti, i sistemi di trading, quelli che funzionano veramente, in modo da poter avere un trading di successo, un trading efficace. Questa è la grande missione di Traders Magazine Italia da quando è presente sul mercato italiano appunto con il logo, con il marchio Traders, marchio che è internazionale, marchio che ha una dimensione europea, essendo nato 15 anni fa in Germania, ormai 16 anni fa, anzi nel 2019 in Germania. La edizione italiana ha portato un contributo decisivo di cultura che ci viene riconosciuto da tutto il nostro pubblico: cultura del trading, cultura dell'investment, cultura dell'impiego efficace del denaro. E questa sera diamo un ulteriore contributo con i nostri grandi ospiti che sono presenti per voi in questa edizione di questo webinar. 28 febbraio, le 18:05 minuti. Luciano, ti vedo collegato, Sì. ti passo il controllo del video
e ti passo volentieri la parola per sentire dalla tua voce la tua strategia che hai preparato per il nostro pubblico. Sì, buonasera Maurizio e buonasera a tutti. Quella che vedremo questa sera, come hai anticipato, è una strategia estratta da quello che è un percorso di alta formazione, altamente professionalizzante, quale Professional Trading. Io mi sono interfacciato all'Istituto Svizzero della Borsa e sono rientrato nello staff dell'istituto in qualità di strategist. Questa sera vedremo una strategia inerente alle false rotture e le inversioni di trend. Tale strategia è mutuata da quella che era l'operatività di Jess Livermore, operatività poi perfezionata da Victor Sperandeo e Paul Tudor Jones. Come ben sapete, alcuni di voi, io sono un conoscitore appassionato, conoscitore delle vite dei trader passati, anche contemporanei della nostra epoca. Tant'è che ho da sempre studiato e approfondito l'operatività di Joseph Kennedy, Jesse Livermore, Gunn, Elliott, Wyckoff, tutti i grandi trader, attraverso le strategie di questi trader e attraverso il perfezionamento di tale strategia affinché non rimassero con la situazione attuale dei mercati, abbiamo creato questo percorso di cui questa sera daremo un assaggio. Allora, Jess Livermore, Victor Sperandeo e Paul Tudor Jones. Innanzitutto c'è da dire che Jess Livermore era un trader definito scopertista, operava allo scoperto e la sua operatività era particolarmente aggressiva, tant'è che lui nel corso della sua vita è riuscito ad accumulare enormi fortune e a perderle anche, e poi a rifarsi. Una carriera incredibile nel mondo della finanza. Purtroppo poi, a causa della moglie, di una relazione caotica, definiamola così, Jesse Livermore si tolse la vita. Paul Tudor Jones, invece, è uno di quei trader definiti difensivisti, è uno la cui operatività è conservativa per eccellenza. Unendo i due approcci, noi siamo riusciti a creare quella che è una strategia di un certo livello. Allora, prima di introdurre la strategia stessa, cerchiamo di capire concettualmente quali parametri dobbiamo rispettare nel mondo del trading. Allora, innanzitutto, noi qui sul nostro grafico abbiamo dei movimenti di prezzo. Sappiamo benissimo che laddove ci ritroviamo di fronte ad un trend ascendente, le fasi di tale trend saranno dette impulso e correzione. Laddove l'impulso è il movimento dominante prima di un ritracciamento. Di conseguenza, la trend line di cui ci serviremo sarà una trend line detta di supporto dinamico. Nel caso in cui vi è un trend ascendente, l'impulso partirà da essa, ci sarà un ritracciamento per poi un nuovo impulso che ripartirà con rinnovato vigore. Quindi la linea determinante sarà la linea di supporto dinamico. In quale modo possiamo identificare le false rotture o le inversioni di tendenza? Man mano che il trend va sviluppandosi, il nuovo impulso dovrà necessariamente superare il precedente, come fosse nella sua natura. Ogni impulso dovrà superare il precedente. Una trend line che può ritenersi tale, seguendo quelli che sono i precetti di Charles Dow, da cui il Dow Jones, deve avere almeno 3 punti di appoggio significativi. In questo caso sono questi qui. Abbiamo i relativi minimi che si appoggiano sulla trend line e ne confermano la tendenza. Trovandoci di fronte a un caso del genere in cui il nostro trend è ben definito e si verifica una rottura della trend line, in quale modo possiamo intuire, capire
se siamo di fronte ad una rottura vera e propria o semplicemente ad una falsa rottura. Lo possiamo fare grazie all'analisi multi-time frame. Considerando tale grafico, un grafico di 1 giornaliero, trovandomi di fronte tale rottura, mi basterà salire di time frame, andare quindi sul settimanale per avere conferma. In quale modo noi riusciamo ad avere conferma? Riusciamo ad avere conferma attraverso lo studio del trend. Se sul D1 si verifica una rottura, sul settimanale dovremo individuare la direzione di tendenza e se essa corrisponderà a quella del D1, in quel caso ci ritroveremo di fronte ad una falsa rottura. Il principio è quello per cui, salendo di time frame, quanto visto sul time frame più piccolo corrisponderà o ad un impulso o ad una correzione del time frame più grande. Laddove ci fosse corrispondenza, come in questo caso, tra il settimanale e il D1, ciò che ci ritroveremo sul nostro settimanale non sarà altro che il nuovo impulso del D1 del settimanale che sta esaurendosi. In pratica, il frammento AB inerente il D1 corrisponderà all'impulso del grafico settimanale. In questo caso, quindi, ci ritroviamo di fronte ad una falsa rottura. Pertanto, non sarà opportuno aprire un ordine di sell. Viceversa, invece, nel momento in cui ci ritroviamo di fronte ad una rottura sul time frame che noi abbiamo preso come riferimento, che può essere il D1, ma anche qualsiasi altro time frame, se tale frammento corrisponderà alla fine di una correzione su un time frame più grande, allora tale rottura sarà valida. In effetti, il frammento AB corrisponderà alla fine della correzione del grafico settimanale e giustificherà un ingresso ribassista. In questo modo, addentrandoci in quelle che sono le meccaniche dei trend e dei vari time frame, riusciamo ad avere dei punti d'ingresso precisi, corretti, dei punti di ingresso favorevoli. Da questo momento, quindi, individuato il punto di ingresso, i nostri riferimenti saranno i minimi precedenti. Andremo quindi a sfruttare ogni target del nuovo impulso, approfittando del vigore che vi è all'interno di esso.
È nostro interesse cogliere l'impulso nel suo insorgere, così da poter prendere e cavalcare il momento più opportuno. Tale strategia è stata in seguito perfezionata da altri trader. Noi adesso sui grafici possiamo fare delle prove. Individuata la trend line. E anche per tracciare la trend line correttamente vi sono dei principi da rispettare che purtroppo esulano dalla lezione di questa sera. Individuata una trend line, ci fossimo trovati in questo caso, ad esempio, avremmo avuto innanzitutto delle conferme dateci da un pullback che tornava nuovamente sulla nostra trend line, un ulteriore pullback. Ma per capire se questa poteva o meno essere una inversione e poteva esserci quindi un movimento rialzista, ci sarebbe bastato salire di time frame e, come vedete, ciò che sul D1 riguardava un trend ribassista corrisponde a quella che è una correzione del time frame più grande. Rotta tale trend line, avremmo potuto aprire il nostro ordine di buy perché di fronte ad una reale inversione e avremmo avuto come riferimento i massimi precedenti. Questa è una strategia, come dicevo all'inizio, mutuata da quello che è stato uno dei trader più aggressivi della storia. Di fronte però alle rotture, alle inversioni, a quelli che possono essere false rotture o delle inversioni effettive, possiamo servirci di alcuni accorgimenti, ad esempio, tratti da quella che è l'operatività di Paul Tudor Jones. Ci tengo a fare una premessa. Ogni qualvolta ci avviciniamo alla piattaforma, è bene fare un lavoro di selezione, nel senso che mi metterò davanti al mio elenco di grafici e sceglierò soltanto quei grafici il cui andamento rispetta dei requisiti. Quali possono essere i requisiti? Che abbiano intrapreso una direzione e la stiano seguendo, rispettando la trend line, che si muovono in maniera ordinaria, che non siano in laterale, che non siano frenetici, come possono essere alcuni grafici, il cui movimento è davvero arzigogolante. Quindi, fatta una selezione dei grafici, riconosciute quelle che sono le meccaniche del trend, quindi trend line, massimi, minimi, trend line ascendente, discendente, di supporto o di resistenza, individuata la trend line, possiamo quindi dare inizio alla nostra analisi. La nostra analisi dovrà essere di stampo ragionativo, analitico. Più ci addentreremo, più estrarremo nozioni, più estrarremo notizie, informazioni ai nostri grafici, più la nostra analisi sarà efficace. Quindi, di fronte al nostro grafico, individuata la trend line, posso aggiungere delle medie mobili. Victor Sperandeo, ad esempio, si serve spesso di medie mobili, ma non se ne serve nella maniera comune con cui se ne servono magari molti trader, se ne serve in maniera particolare, ovvero utilizza innanzitutto quello che è un settaggio sui generis, si attiene a quello che è, a quella che è la sequenza del Fibonacci. Quindi le sue medie mobili saranno settate con i periodi 5, 8, 13, 21, 34, 55 e così via. Fatto questo lavoro, però, su ogni singolo grafico, poiché lui sostiene che ogni singolo grafico
alla sua natura, alla sua vita, il suo carattere, va a modificare il settaggio, così da evitare falsi segnali. Prendendo ad esempio una combinazione molto semplice di due medie mobili, quale ad esempio la media mobile semplice a 13 periodi, rispettando quello che è il numero, uno dei numeri della sequenza di Fibonacci, e una media mobile semplice a 21 periodi, che riguarda sempre la sequenza di Fibonacci, laddove Victor Sperandeo individua dei falsi segnali, ne modifica il settaggio. Qui, ad esempio, l'incrocio delle medie mobili dal basso verso l'alto, che avrebbe dato un segnale di Bari, Victor Sperandeo riconosce vi è invece una falsa rottura, un falso segnale, tant'è che poi l'incrocio non ha determinato un rialzo dei prezzi. Non ha anticipato un rialzo dei prezzi, bensì un crollo. In tale caso, Victor Sperandeo andrà a modificare il settaggio della media mobile. Io in questo momento ho utilizzato un ulteriore numero della sequenza di Fibonacci, settando la mia media mobile a 33 periodi. Come vedete, quella falsa rottura non c'è più. Però, come dicevo in precedenza, ogni grafico ha il suo carattere. Individuato il settaggio delle medie mobili più opportuno per il nostro grafico di riferimento, ci sono degli altri accorgimenti che possiamo seguire. Individuato il trend, siamo in caso di trend discendente, e individuate le meccaniche del trend, ogni qualvolta le medie mobili incroceranno dall'alto verso il basso, aprirò il mio ordine di sell, evitando quindi gli incroci a rialzo, che anche se dovessero generare, produrre dei pips, restano comunque dei segnali contro tendenza. Quindi, integrando l'analisi tecnica e multi time frame alle medie mobili, Victor Sperandeo è riuscito a creare una strategia nettamente superiore all'ausilio di uno strumento scientifico quali le medie mobili, all'ausilio di quella che è la sequenza di Fibonacci, su cui in futuro magari potremmo fare anche un webinar, perché è una delle tematiche, a me più care, di Fibonacci, e all'analisi multi time frame. Volendo fare un altro esempio, qui siamo di fronte ad un trend rialzista, Victor Sperandeo avrebbe preso tutti gli ordini a rialzo, tutti gli ordini di buy, badando bene però alla fase del trend in cui si trovava in quel momento. Sta a significare che se sono di fronte ad un trend rialzista e si presenta l'incrocio delle medie a questa altezza, non sarà prudente entrare a mercato per un semplice motivo, perché sono nel pieno della correzione. Sarà opportuno invece entrare a mercato quando le medie mobili incroceranno in punti del genere. Quando quindi l'impulso è in corso e sto muovendomi a favore di tendenza. Victor Sperandeo è uno dei migliori trader al mondo, è uno dei migliori trader di Wall Street, e non ha ideato soltanto questa combinazione di medie, ovvero l'utilizzo per i settaggi della sequenza di Fibonacci. Non ha ideato soltanto quella che è la modificazione del settaggio a seconda di ogni grafico, perché ogni grafico ha il suo carattere, ha la sua vita. Ha ideato una combinazione di medie mobili semplice ed esponenziale. La media mobile semplice è a 21 periodi,
E su alcuni grafici Victor Sperandeo la usa a 20 periodi, uscendo quindi da quella che è la sequenza di Fibonacci. È una rete mobile esponenziale a 5 periodi. Che cosa intendiamo con esponenziale? Intendiamo che lo strumento calcola la media delle ultime 5 candele, dando però maggior rilievo e importanza alla candela in corso, a quella che riguarda la contemporaneità, lo stato attuale. Il che ci fornisce un'informazione piuttosto importante. Ora, in questo caso, come potete vedere, questa combinazione è piuttosto efficiente. Io adesso darò spessore alle medie così da poterle vedere meglio. È piuttosto efficiente e produce pochi falsi segnali. Ma anche in questo caso, nonostante l'efficienza e l'efficacia della strategia, falsi segnali ce ne saranno. Ed eccoli qui. Allora, in quale modo Victor Sperandeo è riuscito ad ovviare a ciò? Ci è riuscito attraverso degli accorgimenti. Quali sono? Innanzitutto, teniamo sempre ben presente che trader professionisti, quali Sperandeo, non trascureranno mai l'analisi tecnica né tantomeno l'analisi multi-time frame. Di conseguenza, ogni qualvolta si serviranno di uno strumento, di un indicatore, di un oscillatore, avranno sempre come riferimento l'analisi tecnica, l'analisi multi-time frame e le idee chiare riguardo alle meccaniche del trend. Adottato, applicato lo strumento invece, ogni qualvolta si verifica un incrocio dal basso verso l'alto della media mobile a 5 periodi con la media mobile a 21, ci troviamo di fronte ad un segnale di buy. Viceversa, quando l'incrocio è dall'alto verso il basso, ci troviamo di fronte ad un segnale di sell. Per le false rotture, in che modo si comporta Victor Sperandeo? Ogni qualvolta vi è un incrocio, come in questo caso, innanzitutto la candela che riguarderà l'incrocio delle medie mobili dovrà essere dello stesso segno dell'ordine che stiamo cercando. Sta a significare che in questo caso, affinché fosse un sell, la candela dell'incrocio, che è questa qui, qui con questa candela, le medie mobili erano sovrapposte al massimo, ma quella che riguarda l'incrocio è questa. La candela dell'incrocio avrebbe dovuto essere ribassista. In questo caso non lo è. Tant'è che Victor Sperandeo non sarebbe entrato a mercato. Quindi si verifica l'incrocio, primo accorgimento. La candela che riguarda l'incrocio dovrà essere dello stesso segno del segnale che stiamo cercando. Laddove incrociano le medie dall'alto verso il basso, la candela dovrà essere ribassista, piena. Laddove invece le medie si incrociano dal basso verso l'alto, la candela dovrà essere rialzista. Questo è il primo accorgimento. Se vedete in questo caso, comunque, Victor Sperandeo non sarebbe entrato a mercato perché qui su di un trend ascendente avrebbe avuto un segnale contrario. Quindi non solo un segnale contrario in una fase discendente laddove il trend è ascendente, ma nemmeno la candela è stata dello stesso segno del segnale. Quindi questa falsa rottura saremmo riusciti ad evitarla grazie al modello operativo di Sperandeo. Il secondo accorgimento, invece, ci è dato da Paul Tudor Jones, che ha perfezionato tale strategia. Considerate che tale strategia è stata anche utilizzata non in questo modo, ma da un trader che ha vinto poi il campionato mondiale. Allora, il secondo accorgimento di Paul Tudor Jones, il difensivista per eccellenza, su cui in passato abbiamo fatto anche un webinar per le convergenze e le divergenze,
prevede invece il rispetto dei livelli. Sta a significare che laddove mi ritrovo di fronte ad un incrocio dal basso verso l'alto e la candela è dello stesso segno, dovrò individuare il livello più vicino, quel punto in cui i prezzi hanno battuto cercando di superare quel livello, ma che non ci sono riusciti. Individuato il livello, come in questo caso, questa era la candela dell'incrocio, quindi questo sarebbe stato il livello, sarei entrato a rottura. La rottura del livello si è verificata qui. Paul Tudor Jones è solito applicare tali sfumature operative, ma appunto perché la sua operatività è prudenziale, ma di un prudenziale per eccellenza lo definirei. Quindi, riepilogando anche nel caso inverso, in questo caso, anche laddove la candela fosse stata dello stesso segno, quindi segnale di sell, candela ribassista discendente, avrei dovuto identificare il livello d'ingresso, individuando quello che era in quel momento il livello più importante su cui i prezzi hanno battuto più volte. Se vedete, in questo caso non saremmo entrati, qui è incrociato nuovamente. Saremmo quindi entrati qui, sell. Siamo su un grafico daily, ha prodotto 238 pips. Considerate però che questo ingresso non è pienamente corretto perché abbiamo trascurato l'analisi tecnica. Questo per dimostrarvi che tale strategia è comunque valida e comunque per poter operare ad alti livelli, trascurando l'analisi tecnica, è necessario di contro avere una certa padronanza emozionale. Grazie all'analisi tecnica invece abbiamo un riferimento aggiuntivo, ulteriore, che ci permette di identificare dei punti di ingresso più precisi. Luciano, perdonami se ti interrompo, è interessantissimo quello Sì. che stai dicendo, tra l'altro sono arrivate tante domande e vorrei tranquillizzare gli ascoltatori che daremo risposta a tutte quante le domande nel corso del Sì. webinar, che comunque il numero di riferimento di telefono di Traders Italia e del Customer Care, come al solito, a disposizione per dare tutti gli approfondimenti e i chiarimenti che sono necessari. Vedo che Pamela in questo momento è collegata ed è disponibile da Londra, Pamela Ciaparro di ATFX. Pamela, io ti passerei il controllo del video se tu sei d'accordo, in modo che puoi dirci le tue ultime novità dal desk londinese di ATFX. Mi confermi che sei pronta? Sì, grazie, grazie mille Maurizio. Perfetto, dovrebbe arrivarti, perfetto, benissimo. Vediamo il tuo video, opera con spread competitivi. Beh, la grande qualità di ETFX sono spread di grande eccellenza, come è tipico di un grande broker che vuole conquistare il mercato italiano. A te la parola, Pamela, grazie. Grazie Maurizio, buonasera a tutti. Mi chiamo Pamela Ciaparro e mi occupo del mercato italiano qua ATFX. La nostra società ha una broker online che ha presenza in varie parti del mondo. La nostra sede europea è a Londra, qua da dove sto parlando con voi. Siamo regolati della Financial Conduct Authority o più conosciuta come FCA. Per quelli che non la conoscono, la FCA è il regolatore di Forex e anche di altri mercati, di CFT e altri mercati che si trovano nel Regno Unito, e è uno dei regolatori più vecchi e più rispettati al mondo. In termini di prodotti, qua da ATFX, noi copriamo Forex, indici, materie prime, azione e criptovalute CFD. Volevo anche dirle che in termini di piattaforma quella che usiamo è la MT4, uguale a quella che Luciano vi stava demonstrando
vi stavo facendo una dimostrazione durante il webinar. I nostri servizi si concentrano basicamente in eccellente esecuzione e spread super competitivi, come li stava dicendo Maurizio. Noi abbiamo assistenza ai clienti 24 ore, 5 ore alle settimane, in diverse lingue, per quelli che non parlano solamente italiano. Se avete qualsiasi domanda, adesso li metto nello schermo il mio contatto. Un secondo. Okay. Questo è il mio telefono di contatto e la mia mail. Anche se avete qualsiasi domanda sulla nostra azienda o qualsiasi domanda in generale i nostri prodotti, per favore. Mi potete scrivere a qualsiasi orario. Ora vi lascio con Luciano che continuerà il webinar. Grazie mille a tutti. Grazie Pamela, grazie molto del tuo intervento dal desk di Londra di ATFX. Luciano, ti ripasserei di nuovo la parola e Sì. mentre riprendi il controllo del video vorrei così fare un piccolo intermezzo di domande perché sicuramente ne arriveranno ancora, però mi sembra che ci siano Certo. alcune domande particolarmente importanti. C'è una domanda tecnica di un nostro ascoltatore. Il passaggio al time frame superiore è sempre di un livello, cioè per esempio da H4 a D1 o da D1 a W1, quindi dal 4 ore al giornaliero o dal giornaliero al weekly, al settimanale. Sì, però dipende dai rapporti che intercorrono tra i vari time frame, ovvero D1, H4 e H1 possiamo definirli nello stesso range, co così come D1 è settimanale. Sul mensile invece stiamo andando già in un'altra fascia temporale. Coloro ad esempio che si attengono ad un'operatività di breve periodo, come ad esempio l'M5, l'M15, avranno quindi come riferimento l'H1. Quello potrebbe essere il time frame dominante per coloro che operano su time frame di brevissimo periodo. Mentre ad esempio sul D1 il riferimento è di un salto soltanto, quindi il weekly. Sull'H4 il riferimento può essere il D1, certo. Perfetto. E passare da un H4 a un settimanale è ortodosso? Posso passare dall'H4 al settimanale per avere un'immagine e una visione più completa di quello che sta succedendo. Sta a significare che laddove sull'H4, ad esempio, ci fosse una rottura di tendenza che mi è confermata dal D1, non avrei necessità di andare come in questo caso, ad esempio, H4. Anche se qui era in laterale. Laddove dovesse verificarsi una rottura, adesso ve lo illustro. Siamo sull'H4, ad esempio. Abbiamo individuato la nostra trend line con i nostri tre punti. Laddove dovesse verificarsi una rottura in questo caso, in questo punto qui, per essere realmente una rottura, questo frammento dovrà corrispondere ad una correzione del time frame più grande. Di conseguenza, corrisponderà. A questo punto. In questo caso non avrei necessità di andare sul settimanale, perché per le meccaniche che intercorrono tra i vari time frame, sta a significare che sta partendo quello che è il nuovo impulso, di conseguenza l'andamento e gli sviluppi saranno regolari. Stanno attenendosi ai dettami del trend, alle regole che compongono i trend. In quale caso potrei saltare dall'H4 al settimanale? Nel caso in cui mi ritrovassi di fronte una situazione del genere. Si è verificata la rottura della trend line del D1. In questo momento si sta verificando la rottura della trend line dell'H4.
andrò sul mensile, sul settimanale, scusatemi, per capire se questa sarà un nuovo impulso discendente oppure no. Non so Maurizio se è stato chiaro, se sono stato chiaro. Sì, stavo valutando appunto le reazioni degli ascoltatori, credo proprio di sì. Credo proprio che Ok. va tutto bene. Ecco, sì, chiarissimo, grazie anche da parte di chi aveva effettuato la domanda, che ringrazio molto per questo ulteriore riscontro, perché erano arrivati i riscontri da parte di tutti. Ok. Benissimo. Poi mi dicono di ingrandire il grafico, ma più di così non credo che si possa fare, vero? No, Posso perché... ingrandire, posso zoomare le candele, ma in quel caso non staremo rispettando la corretta configurazione grafica. Perfetto, dai, vai pure avanti. Che vi invito a rispettare. Ok, vai pure avanti, alcune altre domande e poi dopo successivamente nella parte Sì. davanti. Vai pure con la tua esposizione, grazie. Ok, allora, riguardo alla configurazione grafica, vi invito a rispettare la seguente, ovvero togliamo tutto lo zoom. E diamo soltanto due clic. È così che deve comparire il nostro grafico, il nostro schermo. Allora, come abbiamo visto prima, attraverso le meccaniche del trend possiamo individuare e avere dei riferimenti rispetto al punto in cui ci troviamo. È di assoluta importanza riconoscere in quale fase del trend siamo, se in un impulso o in una correzione. Ed è importante, assolutamente importante, seguire l'impulso. Attraverso gli strumenti aggiuntivi noi possiamo avere un perfezionamento nell'ingresso dei nostri ordini, così proprio come fa Victor Sperandeo. Trend discendente, ha individuato un trend, ha inserito le sue medie mobili, che ha precedentemente settato per questo grafico, o seguendo la sequenza di Fibonacci o attenendosi a quelli che sono i settaggi più comuni, e entra a mercato cercando soltanto gli ordini a favore di tendenza. In questo caso, se vedete, la candela era dello stesso segno, ma qui ci saremmo ritrovati in una correzione del trend. Ed ecco perché stiamo illustrando questo caso. È assolutamente importante identificare la fase del trend in cui ci troviamo. In questo caso, ad esempio, un sell non sarebbe stato corretto perché il prezzo doveva approssimarsi alla trend line e da lì doveva ripartire l'impulso. Qui saremmo entrati seguendo il metodo di Sperandeo. Lì, qui candela dello stesso segno, ordine di sell. Seguendo l'approccio conservativo di Paul Tudor Jones, saremmo entrati invece qui. Un'altra strategia che va a completare questa sessione è la seguente, ed è una delle strategie a me più care, mutuata sempre dall'operatività di Paul Tudor Jones, ed è la seguente: un'unica media mobile smoothed di 200 periodi. Come vedete, è una media piuttosto piatta, tant'è che smoothed sta a significare levigato, appiattito, smussato. È una linea piuttosto piatta, una media piuttosto piatta. In che modo ci serviamo di essa? Quando nacquero le medie mobili, sui nostri grafici se ne utilizzava una alla volta, magari con un settaggio di lunghissimo periodo, ad esempio 200 periodi semplice. E si utilizzava in questo modo: ogni volta i prezzi rompevano la media mobile dal basso verso l'alto, segnale di buy. Laddove i prezzi invece rompevano dall'alto verso il basso, segnale di sell.
forse per com'era l'andamento dei mercati all'epoca, tale settaggio e tale strumento poteva anche funzionare, però per quella che è la fase dei mercati oggigiorno e da un po' a questa parte, tale strategia sarebbe insufficiente. Paul Tudor Jones quindi ha utilizzato una media mobile smoothed con un settaggio di lungo periodo. Tale strategia invece possiamo utilizzarla su tutti i time frame. A differenza della precedente, per cui è consigliabile utilizzarla su time frame quali D1, H4 e integrare ad essa l'analisi tecnica, l'analisi multi-time frame, questa strategia invece possiamo utilizzarla su tutti i time frame. Io sconsiglio sempre però time frame di brevissimo periodo, semplicemente perché scendendo, riducendo il time frame, aumenta il rumore. Quindi, media mobile smoothed è una linea quasi piatta che va utilizzata attenendoci alle rotture dei prezzi. Il prezzo rompe verso l'alto, dal basso verso l'alto buy, dall'alto verso il basso sell. Come potete vedere, però, ci sono diversi falsi segnali. Qui, ad esempio, ci ha dato un ordine di sell, apriamo il nostro ordine e va su. Lo stesso è successo qui, ordine di buy, apriamo il nostro ordine e va giù, e così via, in più occasioni. Paul Tudor Jones, quindi, segue tale procedura, tale protocollo. Questa è la nostra media mobile smoothed 200 periodi. Ogni qualvolta il prezzo rompe la media, dal basso verso l'alto, supponiamo, Paul Tudor Jones si attiene a due regole. La prima, l'attesa della rottura, sta a significare che il prezzo, percorrendo con il corpo, la candela percorrendo con il corpo la media mobile, l'ha superata e si è confermata al di là di essa. Con confermata sta a significare, vogliamo intendere, che è scoccata. Sul D1 sta a significare che dovremo aspettare un giorno, sull'H1 un'ora e così via. Questo è il primo punto da rispettare, rottura dal basso verso l'alto più conferma. Non basterebbe, come abbiamo visto, la rottura, come abbiamo visto in più casi, come in questo caso qui. Ha superato la nostra media mobile, ma è andato in buy. In quest'altro caso qui ha rotto con il corpo la media mobile, ma è andato in buy anziché in sell e così via. Qui ha rotto in buy, si è confermata una rottura piena con il corpo ed è andato giù. Quindi dobbiamo aspettare innanzitutto la conferma della candela. Non è sufficiente, l'abbiamo visto. Victor Sperandeo suggerisce, perfezionando la strategia, di aspettare quindi un pullback, ovvero un ritorno dei prezzi sulla media mobile stessa. Rotta la media mobile, i prezzi dovranno tornare su di essa, attestarla. È un po' come se la testassero per capire se funzionerà, se reggerà in qualità di supporto, visto che come resistenza non ha retto. Si appoggiano qui. E vediamo degli esempi. Ok, rottura dal basso verso l'alto, pullback, si sono appoggiati. Seconda conferma. Paul Tudor Jones, che abbiamo detto essere un difensivista, non si accontenta del pullback, aspetta quindi un'ulteriore conferma. Dopo il pullback dovrà esserci una candela dello stesso segno che mi dia conferma dell'intenzione rialzista. Solo in questo caso, dopo il completamento della candela di conferma, apriremo il nostro ordine di buy. Vedremo quindi adesso che i falsi segnali si riducono del 90%.
prendiamo questo caso, rottura dal basso verso l'alto, pullback, i prezzi hanno cercato di superare al contrario la media mobile, conferma, buy. Tudor Jones avrebbe quindi aperto il suo ordine qui. Viceversa, rottura dall'alto verso il basso, pullback, conferma, sell. Sarebbe entrato qui. Il sell poi avrebbe prodotto anche molti più pips. Nel caso in cui invece si verifica la rottura, pullback, e la candela rompe al ribasso nuovamente, si annulla quindi il segnale. In che modo dobbiamo posizionare i nostri take profit e stop loss? La nostra media mobile smoothed fungerà da livello, di conseguenza, rottura, pullback, i prezzi hanno cercato di superare, al contrario, la media, conferma, sell. Di conseguenza il mio stop loss sarà al di fuori della media mobile e il mio take profit all'interno. Dovremmo quindi individuare un livello. Cerchiamo un esempio. Possiamo andare anche sugli altri time frame. Rottura, pullback, candela di conferma. Il nostro riferimento, il nostro primo riferimento sarebbe stato questo. Qui purtroppo ci ha fornito un falso segnale. Come tutte le strategie non può essere impeccabile. In seguito però rottura, pullback. Qui Paul Tudor Jones non sarebbe entrato, ve lo garantisco. Per come è prudente lui, avrebbe aspettato che le candele toccassero la media mobile, però questo qui è un pullback. Conferma, buy. E avrebbe avuto tutti i massimi precedenti come riferimento. Quindi, riepilogando, media mobile smoothie 200 periodi, in quale caso possiamo entrare al mercato? Dobbiamo aspettare tre segnali. Il primo ci è dato dalla rottura, illustriamo il caso opposto. Rottura della media mobile con conferma, conseguente conferma. Candela ribassista che conferma al ribasso e rompe la media mobile. Pullback. Candele possono essere anche diverse candele, anzi il pullback può partire anche da molto più su, molto più giù in questo caso, supponendo che la nostra candela sia arrivata fin qui, il pullback potrà essere composto anche da molte candele. Dopo il pullback, infine, un'ultima candela dello stesso segno e ne aspettiamo il completamento. Segnale di sell. Per questa strategia non è necessario integrare l'analisi tecnica e l'analisi multi-time frame, però è consigliato farlo, anche perché riconoscere la fase del trend in cui ci troviamo è di vitale importanza per i nostri ingressi a mercato. In questo caso, rottura, pullback, Paul Tudor Jones avrebbe inteso questa come pullback, una candela che è andata a toccare la media mobile, candela di conferma, vai. Siamo sull'H4 e ha prodotto 113 pips, 100 pips. Anche qui ci saremmo potuti fermare 58 pips. Poniamo un ultimo esempio. Qui, rottura, pullback, non c'è stata la candela di conferma, si è annullato il segnale.
rotto al ribasso, avremmo dovuto quindi aspettare un pullback con candela di conferma. Si è verificato il pullback, non c'è stata la candela di conferma, vi è stata una rottura, al contrario, si è annullato nuovamente il segnale. E qui è successa la stessa cosa. Rottura invece, pullback, la candela è andata verso la media mobile, candela di conferma, sell. In questo caso i nostri riferimenti sarebbero stati tutti i minimi precedenti, inclusi i corridoi, li definiamo. Questi sono dei canali, perché di un'ampiezza maggiore, questi sono corridoi in cui in pratica io deciderò, man mano che andranno sviluppandosi i prezzi, se entrare, se chiudere il mio ordine, se l'ho già aperto, se entrare, se non l'ho ancora aperto, se aspettare la rottura del secondo livello e così via. Questo poi è discrezionale. Vi sono comunque delle strategie apposite per ottimizzare ulteriormente l'ingresso con i livelli. Questi però saranno i miei target. Rottura, pullback, conferma, sell. Stop loss al di là della media mobile, take profit all'interno dei miei livelli. Questa è la strategia con la media mobile smoothie di 200 periodi di Paul Tudor Jones. Quanto abbiamo visto all'inizio invece riguardava l'analisi multi-time frame per poter individuare le inversioni di tendenza e le false rotture. Unitamente poi alla strategia con le medie mobili, all'uso che ne fa delle medie mobili Victor Sperandeo, abbiamo già costruito da subito una strategia altamente valida. Vi invito a fare una selezione dei grafici prima di iniziare a fare analisi, selezionando solo quei grafici il cui andamento dimostra delle regolarità, ed evitando quei grafici il cui andamento è particolarmente irregolare. E vi invito infine a tenere sempre presente il calendario economico, fissando gli appuntamenti della giornata onde evitare l'uscita di notizie che potrebbero compromettere la nostra operatività. Maurizio, se ci sono domande. Sì, stavo proprio esaminandole. La media 200 è semplice. È smoothed. Ah, smoothed, ok, perfetto, sì, l'avevi detto. Con questa strategia il trade sarà avviato sullo stesso time frame o su un time frame più basso? Su questa strategia è preferibile restare sul time frame in cui si verifica il segnale. Chi conosce l'analisi multi-time frame può anche anticipare l'ingresso su time frame più piccoli. Però per chi non la conosce l'analisi multi-time frame è sconsigliato. Ok, perfetto. Una osservazione del nostro ascoltatore dice che il gain dipende soprattutto dall'uscita e che lui non crede ai target di prezzo. Che cosa Ok. hai da commentare su questa affermazione? La condividi? Sì e no, però magari con il partecipante che ha posto questa domanda, ci parlerò personalmente chiamandolo nei prossimi giorni, così avrò il piacere di confrontarmi con lui. Ritengo Allora, aspetta che... comunque che i livelli di prezzo siano assolutamente importanti. Sui livelli, hanno costruito una carriera diversi trader di fama mondiale. Certo, è assolutamente vero. Bene, io ripasserei la parola a Pamela per una breve conclusione. Pamela, se puoi rifar vedere di nuovo i tuoi riferimenti, poi una piccola conclusione da parte nostra del webinar con ancora un paio di domande. Pamela, se ci sei, ti passo di nuovo il controllo del video.
Sì, grazie Maurizio. Ok, perfetto, rispondi pure alla domanda sul tuo video. Perfetto, sto vedendo a TFX Forex Maggiore. Perfetto, grazie, grazie Maurizio, grazie Luciano per il webinar di oggi. Volevo solamente velocemente mostrare a tutti quelli che sono presenti, quelli che hanno già esperienza su trading, dove possono trovare sulla nostra pagina web informazione sugli spread che abbiamo. Non lo so se potete vedere la pagina? Sì, perfettamente, la vediamo. Sì. Perfetto, i nostri migliori spread sono su il nostro conto Hedge, che vi posso dare tutta l'informazione tramite il numero di contatto che li metto sullo schermo tra qualche secondo. Un'altra cosa, per quelli che stanno iniziando adesso, vi invito di scaricare il conto demo di ATFX. È gratuito e potete iniziare a mettere in pratica tutto quello che state imparando su questi webinar. Ok, adesso li metto il mio contatto, così quelli che vogliono. Scusa. Quelli che vogliono contattarmi direttamente lo possono fare. Grazie ancora e buona sera a tutti. Grazie a te Pamela, grazie delle informazioni che ci hai dato. Allora, un attimo che riprendo io invece il controllo dello schermo solo per ricordare che per qualsiasi cosa, qualsiasi approfondimento, qualsiasi necessità, il nostro numero 320-8756-444 è sempre attivo con i suoi WhatsApp ed SMS. Vi dico anche, vi anticipo che con ETFX è in corso un rapporto di intensa collaborazione fra Traders Magazine e questo prestigioso broker che ha approdato al mercato europeo dalla sede di Londra, quindi al mercato italiano, e chiunque da questo istante manderà un SMS o un WhatsApp al 320-8756-444, potrà ricevere una offerta personalizzatissima ed estremamente conveniente di prodotti Traders Magazine Italia, sviluppati insieme in collaborazione con ETFX. Vi spiego meglio. Voi conoscete che i prodotti Traders Magazine Italia sono segnali di trading, sono raccomandazioni di trading e di investimento, sono i corsi di formazione, sono i servizi che diamo sulla Traders Cup, diciamo che questi servizi, questi corsi di formazione, questi prodotti di altissima qualità, grazie alla collaborazione con ETFX, possono esservi offerti a condizioni assolutamente straordinarie e particolari. Allora, ciascuno di voi può mandare un 320-8756-444 in modo da poter garantire la possibilità di poter accedere a questa promo assolutamente personalizzata. Ricordate che sono offerte di grandissima convenienza, di grandissima attrazione. Vi aggiungo anche un'altra cosa, ve lo aggiungo ora, oltre ai segnali di trading, alle raccomandazioni di investimento, oltre ai corsi e ai percorsi formativi, abbiamo in offerta specialissima i nostri expert advisor e in modo particolare c'è un expert advisor che è stato appena riconcepito. E con una formula veramente vincente e saremo lieti di offrirvelo in abbinamento con ATFX. È un'offerta specialissima. Non ho aggiunto che è riservata soltanto a 10 di voi e mi dicono che 6 hanno già mandato WhatsApp ed SMS, quindi ci sono ancora 4 posti disponibili. Per 10 di voi che ascoltano la diretta o per 5 che ascoltano la registrazione, 320-8756-444
per poter accedere a queste promo ultra convenienti personalizzate. Segnali di Forex, segnali sui CFD, raccomandazioni di investimento, expert advisor, percorsi formativi. Sono tutti offerti in offerta specialissima in abbinamento in collaborazione con ATFX. Luciano, ti ripasserei di nuovo il controllo del video solo per qualche domanda finale. Ok. Si usano gli stop loss con questa strategia? Si Non ho capito, scusami. usano gli stop loss con questa strategia? Sì, certo, si usano gli stop loss e vanno posizionati al di là della media mobile. Sa significare che laddove vi è rottura, pullback e conferma, il mio stop loss sarà al di fuori della media mobile. Il mio take profit all'interno del canale avendo individuato il livello. Quindi il mio take profit sarà qui. Il mio stop loss sarà qui. Mi dicono che ci sono Questo è il mio primo take profit. due slot disponibili per 320 87 56 444. Ok, Quindi sì, si usano gli stop loss, Maurizio. perfetto. E un nostro ascoltatore ci chiede se conosci la HUL Moving Average, HUL con l'H davanti, non so esattamente come si pronuncia, HUL Moving Average, qualcosa del genere. Se non la conosci, risposto. Sì, la conosco, ma non l'ho mai utilizzata. Ok, perfetto. Non l'ho mai utilizzata. Voglio dire un parere su una cosa che non hai mai utilizzato. Perfetto. No. No, perfetto, non ci sono problemi. Direi che abbiamo risposto a tutte le domande a questo punto. 320 87 56 444 se abbiamo lasciato qualcuno senza risposta, anche per questo. Mi dicono che è arrivato anche il nono WhatsApp, SMS, ne avete ancora uno a disposizione in questo scorcio di qualche secondo prima della fine del webinar. 320 87 56 444, c'è ancora uno slot disponibile per tutti coloro che sono collegati in diretta. Per coloro che saranno collegati in registrata, ci sono 5 slot a disposizione per un'offerta specialissima. Bene, siamo alla conclusione del webinar di questa sera e dell'ultimo webinar di questa settimana sulla piattaforma di Traders Magazine. Ringrazio tutti, Pamela Ciaparro e Pasto per la partecipazione, per la simpatia anche che ha espresso il pubblico per la strategia che ha acquisito. Complimenti da tutto il mondo che arrivano al signor Luciano per la presentazione, la professionalità e Grazie mille. per il contributo educativo e didattico che ha dato. Grazie anche a Pamela e ad ATFX. Ricordate che molti complimenti che arrivano, grazie molto al pubblico. Ricordate che siamo qui perché ci siete voi, c'è il pubblico. E siamo qui anche perché c'è una TFX che vuole supportare giustamente, completare l'offerta di Traders Magazine Italia dandovi i tool e gli strumenti adeguati. Ricordate che siamo qui per tutti voi, per la TFX, per tutto il pubblico e grazie a tutto il pubblico che è la nostra vera ragione per cui ogni giorno facciamo con passione questa professione. Il prossimo webinar non ve lo dico, ma certamente saremo giovedì 7 ospiti della piattaforma Webinar Altrui per una volta e ve lo faremo sapere. Mentre il webinar di inizio settimana, martedì 5 febbraio, non vi dico ancora il titolo, lo troverete presto sul sito di Traders Magazine Italia e occhio come al solito alle mail di invito che vi mandiamo. Grazie ancora della vostra partecipazione e arrivederci ai prossimi eventi, ai prossimi webinar di Traders Magazine Italia e dell'Istituto Svizzero della Borsa. Buonasera a tutti, grazie Maurizio, grazie a tutti voi. Buonasera a tutti.